Amici di Miend, eccoci qui per il focus sull'installazione di applicazioni di terze parti per l'Alpha Device. Allora, prima di tutto è necessario attivare sul dispositivo la modalità di sviluppo, quindi facendo slide sulla parte superiore e andando su protezione, potete trovare qua modalità sviluppo. Basta attivarla in questo modo, vi chiederà una password. Io adesso metto il numero 1, do l'ok. Qui troveremo l'indirizzo IP del device di sviluppo e il token di debug. Successivamente andremo a collegare il nostro dispositivo alla porta USB del computer. Non è necessario installare alcun tipo di driver. Per installare le applicazioni Android, nello specifico, è necessario scaricare questo programma DDPB Installer. Lo potete scaricare tranquillamente da Google, cercando DDPB Installer Download. L'interfaccia sarà più o meno questa, beh, dipende dalla versione che scaricherete. All'interno di IP Development Mode andremo a inserire l'IP che ci è stato dato dal device. Nel mio caso è 169.254.1.1. Andremo a inserire la password della modalità di sviluppo, che nel mio caso era 1. E poi successivamente andiamo diciamo a scaricare da un apposito sito internet le applicazioni da noi desiderate. Le applicazioni da installare su questo dispositivo potete cercarle su Google attraverso il sito goodereader.com nella sezione apps. Le applicazioni da installare su questo cellulare ovviamente sono quelle del Playbook, quindi come parole chiave su Google potete scrivere app per Playbook download o altri tipi di tag. Allora, se entriamo infatti nella sezione Playbook Games o Playbook Apps, ci si apre, diciamo, un mondo di applicazioni. Troveremo applicazioni Android, applicazioni già presenti sul market di BlackBerry, che tra l'altro non è possibile utilizzare sul nostro Dev Alpha. Quindi anche se voi riuscite a installare, come ho fatto io, l'applicazione del marketplace di BlackBerry, non potete installare nessuna applicazione perché il dispositivo non viene riconosciuto dal database di RIM. Qui troviamo diverse applicazioni come Pinball o anche applicazioni famose come Paper Toss, Fruit Ninja, Doodle Jump che vanno perfettamente sul nostro device. Possiamo scaricare sia applicazioni .bar che .apk. Le apk sono le applicazioni di Android, mentre le .bar sono quelle native di BlackBerry. Una volta che le abbiamo scaricate, ritorniamo sul nostro programma, andiamo sul pulsante Add, ci si apre una finestra dove attraverso la navigazione di Windows riusciamo a trovare le applicazioni che avete scaricato da internet. Selezionate quelle che volete e premete su apri. Io adesso non lo faccio perché ne ho già in lista. Ora schiaccio nulla perché le ho già e vedrete che questa parte del programma, che all'inizio sarà vuota nel vostro caso, si riempirà di applicazioni. Prima di installarle dovete selezionare quelle che volete installare in questo modo e dovete cliccare su Install. Vi si aprirà questa interfaccia. Io adesso stacco il cellulare perché le ho già installate e si proseguirà in questo modo. Sul cellulare non apparirà durante l'installazione nessun tipo di barra di caricamento o nessun tipo di interfaccia, potete utilizzarlo tranquillamente.
Adesso vi faccio vedere in breve alcune applicazioni che ho installato, come per esempio, adesso si è impuntato, come abbiamo detto già prima, sono stati riscontrati un po' di problemi perché appunto è un device beta. Andiamo per esempio su Documents to Go, molto diciamo utile per chi deve utilizzare questo tipo di programmi. Questo programma legge la maggior parte dei documenti, anche i DocX, come potete vedere PDF, Excel, PowerPoint e documenti Word. Torniamo indietro. Abbiamo installato Astro, che è l'unico programma purtroppo su Android che ci permette di navigare attraverso le cartelle del sistema operativo. Quindi molto utile se avete scaricato qualcosa e non lo trovate. Altra applicazione che funziona perfettamente è Fruit Ninja. Vediamo immediatamente il funzionamento. C'è una bomba, un'altra. Come vedete la fluidità è diciamo buona, nonostante che Android giri già su un sistema operativo attivo, quindi abbiamo due sistemi operativi in esecuzione. Se infatti noi facciamo lo slide, come vi ho fatto vedere prima Claudio Fradale, Android continua a girare sotto tranquillamente. Usciamo dal gioco, ritornando su Android. Un'altra applicazione che abbiamo installato è la galleria di Ice Cream Sandwich perché il cellulare non supporta l'applicazione galleria o immagini, quindi le foto che scattate non potete vederle. In questo caso invece siamo riusciti a vedere le fotografie scattate. Per esempio questa è quella che è stata fatta prima al Nokia Lumia. La qualità non è ottima. Vabbè, questo anche perché io non ho rimosso la pellicola che è posta al di sopra della fotocamera, quindi la definizione non è ottima. Le foto quindi verranno meglio di così, però almeno potrete vedere tranquillamente le foto scattate. Questa è una foto fatta a un tessuto da vicino. Quindi diciamo che siamo riusciti ad aggiungere funzionalità in più. Un'altra applicazione è Photoshop Express, che funziona molto bene, peccato che al momento non ho nessun tipo di foto. Possiamo scaricarne una. No, dobbiamo autenticarci. Comunque, il tutto è assolutamente fluido. Ho installato anche WhatsApp, che funziona perfettamente. Ora mi chiede di verificare il numero. E niente, questo è tutto. Sul computer, una volta finito il tutto, ritornerete a questa schermata e vi apparirà sul monitor un messaggio con scritto Done, quindi che vi mostra che il tutto è andato a buon fine. Per questa guida è tutto. Per niente, Lorenzo Terzi.